Andrea Carniato, sei per la prima volta al nostro microfono, presentati, parlaci un po' del tuo passato. Sono Andrea Carniato, sono un ragazzo nato nel 1999. A Treviso? Sì, a Treviso. E ho giocato nelle giovanili del Treviso, del Vicenza e del Parma. E sei arrivato a Massa perché eri ovviamente svincolato, se no insomma non c'erano i termini. Esatto, sì, perché ero in prestito dal Vicenza, però il Vicenza è fallito e quindi sono rimasto svincolato. Hai giocato oggi la seconda partita, rispetto alla prima che hai giocato direi bene, visto che eri arrivato da due giorni, hai fatto ancora meglio, mi sembra dal punto di vista dinamico sei leggermente migliorato. Raccontami questa sconfitta di misura con quella che oggi è la prima in classifica. Sì, questo era un campo difficile perché loro la buttavano più sull'intensità che sulla qualità. Noi abbiamo provato a giocare, ma è stato difficile. E la partita è stata persa su un episodio perché si doveva portare a casa sullo 0-0, ma un episodio ci è stato fatale per la sconfitta. Dal punto di vista però del gioco di attacco per il possesso palla, la Massese è stata un po' carente in questa partita. Sì, in questa partita è stata un po' carente, diciamo, soprattutto perché chiudevano bene gli spazi e era difficile fraseggiare tra di noi soprattutto. Un piccolo errore a centrocampo è costato diciamo i tre punti, la sconfitta. La Massese però non è brava come le altre squadre ad approfittare di questi errori. Secondo te che cosa manca? Secondo me non manca soprattutto l'ultimo passaggio per fare gol. Anche oggi potevamo averlo, però non siamo stati bravi a giocarla nella maniera giusta, secondo me. Però mercoledì c'è già una partita, ci dobbiamo rifare e dobbiamo riuscire a portare a casa punti. Pensi che le dimensioni del campo, che sono diciamo abbastanza ridotte rispetto al degli Oliveti, abbiano influito sulla incapacità della Massese di creare azioni pericolose e di conseguenza pensi che magari mercoledì al degli Oliveti vi troverete meglio? Il campo diciamo era di misure un po' più ridotte, però sì, i campi sono sempre quelli. Non ha influito? Non ha influito più di tanto, anche se noi giochiamo molto con gli esterni, però diciamo che non è una scusa il campo. Il tuo obiettivo di quest'anno, non so, hai mai segnato tante reti, se hai intenzione di segnare delle reti, se per te è meglio fare degli assist, insomma raccontaci un po' come sei. Per me l'importante è far bene, aiutare la squadra a vincere, a fare più punti possibili per raggiungere l'obiettivo finale. Mi piacerebbe far gol e fare assist come tutti, diciamo. Oggi hai visto che insomma la Massese è una delle pochissime squadre seguite anche in trasferta. Domenica non c'era neanche un tifoso della Prato a Massa, nonostante la vicinanza della trasferta. Facciamo un piccolo ringraziamento a questi ragazzi che si sono sorbiti 270 km andare e 270 a tornare per incitarvi. Bisogna fare un ringraziamento ai tifosi, soprattutto perché sono venuti, ma anche perché ci hanno incitato dal primo all'ultimo minuto della partita. E sono stati bravi, diciamo. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.